Welfare aziendale, grande opportunità per le imprese, purché queste siano in grado di ripensare e attuare un modello più vicino alle caratteristiche del tessuto economico italiano, senza copiare in modo passivo formule e modelli del mondo anglosassone. È quanto sostiene Stefano Zamagni, che a Milano è intervenuto a Wellfeel, benessere organizzativo e welfare aziendale, la 2 giorni di confronti e convegni organizzata dalla casa editrice Este. In Italia molti imprenditori non riescono a capire questa storia del welfare aziendale nella versione americana, perché il contesto americano è diverso dal nostro. Il modo di fare imprese degli americani, non sto dicendo che sia migliore o peggiore, ma è diverso. Allora, o noi abbiamo la capacità di recuperare le nostre radici storiche e aggiornarle, migliorarle, perfezionarle, o altrimenti succederà quello che io, ma anche altri sanno, che a parole tutte le imprese si dichiarano a favore del welfare aziendale, perché questa è la moda del momento. Però nella pratica, quando io parlo con loro di fronte a una tazza di caffè, mi dicono io non ci credo perché penso che non sia una cosa, come dire, adeguata alle nostre caratteristiche. Zamagni invita a ricordare come il concetto di welfare aziendale sia proprio della cultura imprenditoriale italiana, dai Crespi agli Olivetti, e che incide soprattutto su una dimensione territoriale e di comunità. Quella anglosassone invece si muove su modelli di grandissime dimensioni, lasciando in secondo piano gli aspetti relazionali e sociali. Noi dobbiamo recuperare la nostra radice, che è quella dell'economia civile, perché l'imprenditore civile è nato in Italia, non all'estero. Ora, detto questo, è ovvio che le nuove caratteristiche dei processi di produzione oggi, legati alla quarta rivoluzione industriale, impongono delle modifiche strutturali sia nei modelli di organizzazione, sia nel modo con cui si affronta la competizione di mercato. Ed è su questo che io ritengo dovrebbe essere, anzi è urgente, aprire un serio dibattito. Oltre 200 rappresentanti di imprese iscritte alle sessioni di convegno, 50 relatori, un denso programma culturale e decine di business matching, appuntamenti commerciali tra imprese e fornitori di servizi. Le giornate di Wellfeel sono state vissute dalle aziende come un'importante occasione di aggiornamento e anche di sviluppo. Alle aziende, soprattutto alle aziende piccole e medie, bisogna raccontare il potenziale che può esprimere il welfare aziendale. Quindi c'è molto bisogno di fare cultura perché le grandi aziende hanno naturalmente già implementato questi strumenti, quindi hanno già lavorato sulla cultura. Sulle piccole aziende invece c'è ancora molto lavoro da fare. La casa editrice Este, che ha organizzato la 2 giorni di convegno, cura le riviste Sviluppo e Organizzazione, Persone e Conoscenze, Sistemi e Impresa da più di 40 anni. Riviste impegnate sull'evoluzione dei modelli organizzativi aziendali e sul rapporto tra le organizzazioni e le persone che ne fanno parte.